Il lancio di Call of Duty Vanguard è imminente. Il nuovo titolo di Sledgehammer Games è pronto a farsi strada tra singolo giocatore, multigiocatore e cooperativa contro gli zombie. Lo sparatutto, questa volta ambientato nella Seconda Guerra Mondiale, è il 18° videogioco della serie Activision, escludendo Warzone, e nonostante tutto presenta svariate novità che vi abbiamo riassunto in 13 punti. Prima di iniziare vi ricordiamo che abbiamo già realizzato altri video sul gioco, 10 cose da sapere prima di giocare alla modalità zombie e i nostri 6 motivi per valutare l'acquisto del gioco. In questo video vedremo i punti di forza del gioco sul nostro sito videogiocitalia.it e troverete tutti gli aggiornamenti sul mondo videoludico. Buona visione! Sappiamo ormai tutti che lo sviluppo di Call of Duty è affidato a vari team di anno in anno, ma nel caso di Vanguard non si tratta solamente di una sola software house. Activision ha affidato l'incarico a Sledgehammer Games, sviluppatore principale del gioco, che si era già fatto le ossa con Advanced Warfare e World War II, nonché collaborando con Infinity Ward per Modern Warfare 3. Altri team del gruppo di Activision assistono alcune sezioni dello sviluppo, fra cui Binox. La modalità zombie è invece sviluppata interamente da Treyarch, e come vedremo a breve, questa scelta non è affatto un caso. Infine, Raven Software si occupa dell'implementazione dei vari contenuti su Warzone. Insomma, un bel gruppo variegato, deciso a portare Call of Duty ad un nuovo livello. La saga di COD vede nuovamente l'ambientazione della Seconda Guerra Mondiale nel nuovo Vanguard. La stessa tematica era alla base dei primi 3 giochi della serie, nonché di World at War e ovviamente di World War II. Questa volta però la trama non è incentrata sui classici e celebri teatri di guerra del conflitto, bensì sulla nascita delle forze speciali. La Germania nazista è già molto provata dai molteplici fronti, ma qualcosa si sta muovendo per ristabilire l'ordine e respingere le forze alleate in quello che si prospetta come il progetto Fenice. Le altre nazioni sono costrette a schierare sul campo dei combattenti scelti per sgominare il tentativo di ripresa dell'asse, guidato dall'immaginario capo della Gestapo Hermann Freisinger. Avremo modo di impersonare 4 protagonisti nei vari teatri di guerra. Questi sono ispirati a veri eroi di guerra che si sono distinti in battaglia. Il pilota americano Wade Jackson richiama Vernon Myshill, la tiratrice sovietica Polina Petrova è ispirata all'abile combattente russa Lyudmila Pavlichenko, l'australiano Lucas Riggs è impegnato in Nord Africa e richiama le gesta di Charles Hapham. Infine, il sergente Arthur Kingsley è il paracadutista britannico impegnato nella distruzione delle difese tedesche durante il D-Day. Si prospetta una campagna spettacolare dal punto di vista cinematografico, ma con il giusto rilievo delle gesta del singolo, aspetto che si concretizza anche nella scelta musicale del gioco, come vedremo più avanti nel video. Se avete già visto qualche filmato di gioco o provato la beta, avete sicuramente notato un aspetto familiare nel gameplay di Vanguard, in particolar modo per quanto riguarda il multiplayer. Questo perché il motore di gioco non è inedito, ma lo stesso utilizzato da Modern Warfare del 2019, sviluppato da Infinity Ward. Stiamo infatti parlando dell'Infinity Ward Engine 8.0, aggiornato appositamente per questa nuova uscita. Le novità principali riguardano la componente visiva, luci volumetriche e texture sono migliorate, mentre figura anche una leggera distruttibilità ambientale. Questi elementi saranno godibili soprattutto nella campagna singolo giocatore. Per ottenere una fedeltà maggiore dell'ambientazione bellica sono inoltre stati coinvolti Alex Potter e Sebastiano Piccolomini, entrambi fotoreporter di guerra con esperienza in Iraq e in altri conflitti. Per quanto riguarda il multiplayer, questo come al solito privilegerà una maggiore fluidità. Nella medesima modalità possiamo notare come molti elementi di Modern Warfare rimangano per lo più invariati, come le animazioni, il time to kill e la tanto odiata minimappa. Abbiamo già visto molti di questi elementi nella beta, ma a breve potremo finalmente assaporare l'intero gioco. Al lancio del nuovo titolo saranno 20 le mappe disponibili nella modalità multigiocatore, destinate ad aumentare con i contenuti post-lancio. Nello specifico, 16 apparterranno alle classiche modalità di Call of Duty, mentre le altre 4 saranno della nuova modalità Pattuglia e Collina dei Campioni, che vi spiegheremo tra pochissimo. Inoltre, alcune mappe vedranno delle versioni più tetre nella modalità zombie. Ecco la lista delle mappe completa a schermo.
Per chi di voi non ha visto la nuova modalità Collina dei Campioni nella beta, ecco come funziona. 8 squadre da 2 o 3 giocatori devono scontrarsi in più round da 60 secondi, in cui vengono progressivamente eliminati gli sconfitti, fino alla proclamazione dei vincitori. Ogni squadra ha 12 vite e prima di ogni scontro può rifornirsi di tutto l'equipaggiamento, quest'ultimo si può anche ottenere eliminando gli avversari. Questa nuova modalità ricorda Scontro di Modern Warfare, ma aiuta comunque a rinfrescare la proposta di gioco. Continua il sodalizio con Warzone, che verrà ufficializzato dal 2 dicembre, data di uscita della stagione 1, con tanto di nuova mappa chiamata Caldera, per i giocatori del free-to-play. Verrà poi inaugurato Warzone Pacific dal giorno successivo, che porrà la fine a Verdansk. Prima dell'inaugurazione della nuova stagione, verranno rilasciati altri contenuti, fra cui la mappa Shipment su Vanguard. Vi lasciamo la roadmap di Activision a schermo. Ricordiamo sempre che il nuovo Call of Duty Vanguard è sincronizzato nei progressi con Warzone tramite Battle Pass e che quindi operatori e loadout possono essere condivisi. Ciò, unito al crossplay e al cross-platform, permette un'esperienza di gioco totalmente unificata per i giocatori di tutte le piattaforme. Non è tutto, perché con l'arrivo della nuova stagione di Warzone giungeranno anche novità sulla modalità zombie di Vanguard, che tratteremo proprio ora. Il nuovo titolo porta con sé moltissime novità sulla modalità zombie. Innanzitutto lo sviluppo è affidato interamente a Treyarch, la software house che portò la suddetta modalità nella saga nel 2008 con World at War. L'altro elemento sorprendente è che la nuova storia è ambientata nello stesso universo dell'etere oscuro introdotto da Black Ops Cold War, fungendo da prequel. Anche il gameplay vede svariate modifiche, come i poteri speciali dei manufatti e il sistema di obiettivi per progredire nella storia e sbloccare nuove aree. Vi abbiamo parlato nel dettaglio di ogni cosa nel nostro video dedicato a Call of Duty Vanguard Zombie, che vi consigliamo di visionare. Purtroppo Treyarch ha dichiarato che la storia principale della modalità non sarà presente al momento del lancio, il 5 novembre. Verrà implementata con l'ingresso della nuova stagione di Warzone il prossimo 2 dicembre. Ma potrete comunque già giocare con i vostri amici contro orde di zombie assetati di sangue. Call of Duty e Sony hanno spesso stretto accordi per contenuti in esclusiva. Alcuni di voi ricorderanno le modalità accessibili per un anno solo su PlayStation, come Onslaught di Black Ops Cold War. Da quest'anno la collaborazione sarà puramente a livello di piccoli bonus, quindi i giocatori delle altre piattaforme non dovranno temere la privazione di contenuti importanti. I giocatori PlayStation 4 e PlayStation 5 avranno accesso ad agevolazioni per salire di livello nel multiplayer e piccoli pacchetti esclusivi. Vi lasciamo la lista completa a schermo. Quella di hacker e cheater è una vera piaga del mondo videoludico, e quest'anno abbiamo constatato come il mondo di Call of Duty non ne sia per niente esente. Ebbene, sono stati realizzati sforzi da parte di Activision per arginare il più possibile il problema. La novità maggiore è l'introduzione di un nuovo e potente anti-cheat chiamato Ricochet. Questo sarà implementato in Vanguard e in Warzone, sarà dotato di un sistema di riconoscimento più efficiente per scovare e colpire i giocatori scorretti ed è in grado di assicurare una maggiore sicurezza agli account di gioco. Su PC inoltre verrà rilasciato un driver specifico che, solo quando giocheremo ai titoli sopracitati, assisterà l'anti-cheat nel riconoscimento dei cheater. Purtroppo Ricochet è già stato hackerato da alcuni malintenzionati, ma Activision ha rassicurato i giocatori. La versione trafugata era una vecchia build di prova, molto diversa dal sistema attuale che andrà online dal 5 novembre. Anche l'orecchio vuole la sua parte in Call of Duty Vanguard e non mancherà una colonna sonora orchestrale che ci accompagnerà in tutti gli scenari di guerra, tuttavia non si tratterà del classico arrangiamento da colossal di guerra. Bear McCreary, il compositore dietro le quinte, ha spiegato come volesse valorizzare anche i singoli strumenti, quindi il solitario e malinconico violino si farà sentire nel mezzo del muro sonoro dell'orchestra, proprio come il singolo eroe di guerra riesce a distinguersi per le sue azioni nel caos della battaglia. Molta importanza è attribuita anche alle improvvisazioni dei musicisti solisti, che conferiscono un sound personale e iconico. Ciò comunque non toglie la rappresentazione imponente del conflitto mondiale. La parte orchestrale più energica è stata registrata presso gli Abbey Road Studios di Londra, come un gigantesco film hollywoodiano. In definitiva, un cambio del suono che a suo modo è rischioso nella sua ambizione, ma senza ombra di dubbio innovativo. Chris Fowler, Principal Engineer di Sledgehammer Games, ha spiegato nel dettaglio lo sfruttamento del controller PlayStation 5 DualSense in Vanguard. I grilletti adattivi renderanno l'esperienza di gioco ancora più immersiva, poiché ogni arma richiede una pressione diversa. Sparare quindi con un fucile di precisione o una mitragliatrice automatica sarà molto diverso al tatto. Il feedback aptico invece consentirà una vibrazione del controller più coerente a quanto accade sullo schermo mentre giochiamo.
Di recente è trapelata in rete la lista degli obiettivi in tutte le modalità di gioco. Questa conta ben 43 riconoscimenti, più quello del trofeo platino per i possessori di PlayStation. La schiera vede i classici obiettivi che figurano quasi in ogni gioco, sui progressi della campagna o del raggiungimento di un particolare livello nel multigiocatore. Ma uno in particolare vi farà sorridere più del dovuto. Parliamo di F, ispirato ad una sezione di gioco di Advanced Warfare, anch'esso sviluppato da Sledgehammer, in cui su PC bisognava letteralmente premere il tasto F per rendere omaggio al funerale di un soldato caduto. Inutile dire che l'assurdità della situazione abbia contribuito a renderlo un meme che sicuramente avete visto almeno una volta sui social e che ora ritroviamo anche in Vanguard. Molti di voi ricorderanno Call of Duty come un divoratore avido di spazio su disco, ma finalmente ciò volge al termine. Come spiegato da Activision, grazie alla nuova tecnologia di streaming delle texture, le dimensioni del file di installazione di Vanguard saranno inferiori alle precedenti versioni, con una riduzione dello spazio anche del 30% e del 50% a seconda della piattaforma. A schermo vi lasciamo lo spazio richiesto su ogni console e vi ricordiamo che il preload è già disponibile. Activision ha inoltre già diffuso i requisiti minimi e raccomandati per giocare al meglio il nuovo Call of Duty su PC, come al solito trovate tutto su schermo. Vi ricordiamo anche che saranno necessari gli ultimi drivers aggiornati, i 472.12 per i possessori di Nvidia e i 21.9.1 per chi ha una GPU AMD. Call of Duty Vanguard è disponibile dal 5 novembre su PC, PS4 e 5, Xbox One e Series XS. Il prezzo dell'edizione standard è di 74,99€ per le versioni all gen e 79,99€ per PS5 e le nuove Xbox. Su PC il prezzo è fissato a 59,99€ in esclusiva su Battle.net. Vi sono anche una cross-gen bundle e una Ultimate Edition che permettono di ottenere alcuni contenuti digitali esclusivi. Come al solito vi lasciamo tutti i dettagli a schermo. Purtroppo anche questo video giunge al termine, noi vi ringraziamo per la visione, mettete un like se vi è piaciuto, commentate per farci sapere cosa ne pensate di Call of Duty Vanguard, condividete e soprattutto iscrivetevi con la campanella delle notifiche attiva. Vi ricordiamo di vedere anche gli altri nostri video di Call of Duty, 10 cose da sapere prima di giocare alla modalità zombie e i nostri 6 motivi per valutare l'acquisto del titolo. Un saluto e alla prossima!